Buonasera in diretta su Radio Autosport, 23:38, il dopo partita Perugia-Pescara, purtroppo la prima sconfitta stagionale per i biancazzurri, 4-2 per il Perugia, gol, emozioni, però insomma oggi il Pescara, lo diciamo subito senza tema di essere smentiti, ha creato poco davanti ed è stato molto disattento nelle retrovie, gol assolutamente evitabili. Analizzeremo questa partita con Gianluca Colonnello, il doppio ex sarebbe stato di questo confronto, tanti ricordi a Perugia, ne abbiamo parlato anche nell'ultimo appuntamento con Speciale Calciomercato venerdì dal ristorante Bolsena, tanti amici hai lasciato a Perugia come li hai lasciati e li hai tuttora a Pescara. Intanto ti faccio una domanda, la sintesi di questa partita secondo il tuo punto di vista. Ah, si può riassumere in una parola, loro erano più reattivi, il Pescara ha subito tutti i gol per disattenzione e per poca convinzione, quindi un passo indietro se confrontiamo questo incontro con la scorsa domenica deve rappresentare secondo me un campanello d'allarme, soprattutto per l'attenzione, perché sappiamo tutti che la Serie B è caratterizzata dalla costanza, certo. Quindi non si possono avere alti e bassi, però siamo alla seconda partita di campionato e il trend delle squadre di Zeman bene o male sono queste, il trend è questo. Cioè le squadre di Zeman sono sempre dei diesel che dovrebbero uscire quantomeno alla distanza. No, ci sono distanza. Sempre tanti gol, chiaro, però tanti gol. Bisogna trovare la retta via. Perché 4 gol sono sempre 4 gol? Assolutamente. Allora facciamo vedere intanto quello che è successo in Serie B questa seconda giornata di andata. Ieri il pari nell'anticipo tra Brescia e Palermo. Prima di vedere la sintesi di Perugia-Pescara, il quadro completo dei risultati. Brescia-Palermo giocata ieri 0-0. Oggi alle 17:30 l'Empoli ha conquistato la prima vittoria in campionato. L'Empoli di Vivarini che ha battuto il Bari di Fabio Grosso. 3-2 il risultato finale. Al nono, all'undicesimo, doppietta di Caputo, poi Teglio ha accorciato le distanze al 42esimo, al 54esimo 3-1 di Alfredo Donnarumma e al 67esimo ha accorciato di nuovo le distanze il Bari con Delia, risultato finale Empoli batte Bari 3-2. Cesena Venezia 0-0, non si è segnato a Cesena come ieri a Brescia. Cremonese batte Avellino 3-1, autogol di Rizzato, poi il pareggio momentaneo firmato da Morosini ex Brescia e Genoa. Mokulu ha firmato il sorpasso per la Cremonese, tra l'altro ex della partita. Castrovilli al 94esimo ha fissato il definitivo risultato sul 3-1 per la squadra di Attilio Tesserra. Foggia Entella 1-1, a Mazzeo ha risposto Troiano sul calcio di rigore. Frosinone batte Cittadella 2-1, questa è una partita che riguarda da vicino il Pescara perché venerdì si giocherà l'anticipo della terza giornata di fronte Pescara e Frosinone alle 20:30. Ciofani, Crivello e ha accorciato le distanze per il Cittadella Litteri. Poi Novara Parma 0-1, vittoria esterna per la squadra di Roberto D'Aversa, punteggio pieno con altre tre formazioni è deciso Barilla. Perugia batte Pescara 4-2 al 23esimo di Carmine, il raddoppio del nordcoreano Han al 39esimo, nella ripresa Brugman all'ottavo, al 14esimo il 3-1 firmato da Monaco, al 17esimo Benalì sul calcio di rigore e poi ancora di Carmine, doppietta per lui per il 4-2 definitivo. Alla Spezia, Carpi batte Spezia 1-0, ha deciso il nigeriano Bakogu. Domani il posticipo tra Salernitana e Ternana con inizio alle 20:30. La classifica aggiornata dopo due partite in questo campionato di Serie B, la vediamo insieme. A punteggio pieno ci sono quattro formazioni: Perugia, Frosinone, Carpi e Parma, Palermo ed Empoli a 4 punti, Pescara, Bari, Cremonese, Cittadella, Ascoli ad Avellino 3, Venezia 2, Ternana, Salernitana, Brescia,
Cesena, Foggia ed Entella un punto, a 0 punti Novara, Pro Vercelli e Spezia. Possiamo anche ascoltare qualche amico da casa, c'è già il numero in sovrimpressione. Gianluca, guardando questa classifica assolutamente relativa dopo due giornate, però insomma la sorpresa è il Perugia a questo punto, di queste due partite, o no? Sì, sì, però non è tanto una sorpresa, perché lo scorso campionato ha disputato tutte delle ottime partite, è riuscito ad arrivare ai play-off, quindi Perugia non è una sorpresa e si è rafforzata tantissimo. Certo. Soprattutto io ho avuto Colombatto quel breve periodo a Pisa. Che oggi è stato il migliore in campo, secondo me. Sì, sì, si vedeva, secondo il mio punto di vista può arrivare molto in alto, è un giocatore intelligente, sa giocare a calcio, certo, ha i tempi, è determinato, è molto, anche nei contrasti, è efficace. Assolutamente, a tutte e due le fasi. Sì, sì, assolutamente, sono certo che arriverà in Serie A questo ragazzo. Santiago Colombatto, ricordiamo, classe 97, lo scorso anno dopo Pisa è andato a Trapani, 30 presenze tra l'altro, sì, e di proprietà del Cagliari, dunque sì, in prestito al Perugia del Cagliari, come lo stesso Han, che ha firmato il quarto gol in due partite, un giocatore assolutamente interessante, giovanissimo, classe 98. Allora, possiamo vedere la sintesi di Perugia-Pescara, 4-2 il verdetto finale, e poi torneremo con i commenti, analizzeremo tutti i gol che hanno caratterizzato questo match. Intanto uno sguardo anche alla pagina Facebook Rete 8 Sport. Cristian Limongi scrive: squadra stanca con idee un po' confuse in attacco, disattenzioni difensive, spero sia solo una cosa di inizio stagione. Lorenzo Norcia: vergogniamoci, una prestazione se così si può definire pessima, speriamo solo uno scherzo e mettiamoci sotto a lavorare, perché venerdì ci aspetta una partita difficilissima, se intendiamo giocare con questo stesso sistema di gioco è meglio non giocare in partenza, un centrocampo inesistente, Koulibaly non sapeva stoppare una palla, Pettinari irriconoscibile, dopo aver visto una tripletta, un gol più bello dell'altro, ci si può aspettare una partita del genere, punto di domanda, non facciamoci la testa, c'è da lavorare molto se vogliamo questa Serie A, forza ragazzi, sino alla fine. Insomma, queste sono le prime considerazioni dei nostri amici da casa, altre le leggeremo. Ecco, su Pettinari in realtà secondo me è da assolvere, perché Pettinari non ha avuto un pallone giocabile oggi. No, oltre la critica bisogna dire, cioè, che il Pescara ha affrontato il Perugia, certo, cioè, non ha affrontato una squadra di basso livello. Chiaro. Giocava fuori casa davanti a 10.000 persone e veniva da una partita importante contro il Foggia, però bisogna sempre essere equilibrati, perché secondo me, vedendo le prime due giornate di campionato, il Perugia ha qualcosina ora, più del Foggia sicuramente. Più del Foggia, e quindi bisogna fare le giuste valutazioni. Molte volte sei portato a giocare un pochino sottotono, per quello che ho detto prima, secondo me oggi soprattutto erano più determinati. Sì. La determinazione ha fatto la differenza oggi, perché come vedremo ora, i gol sono venuti dalla poca attenzione. Assolutamente, c'era più vis pugnandi sicuramente da parte del Perugia in questa partita, ma lo ha fatto intendere anche Zeman, che poi riascolteremo. Allora, la sintesi Perugia-Pescara, risultato finale 4-2, vediamo. Stadio Renato Curi, match che promette scintille di fronte a due squadre che al debutto in campionato hanno incenerito le rispettive rivali con uno scarto debordante, 5-1 del Pescara al Foggia, stesso risultato del Perugia Chiavari contro l'Entella. Non c'è il placet della Lega, dunque fuori del sole debutta l'uruguaiano Baez nel tridente d'attacco completato da Pettinari e Benalì. In difesa esordio stagionale per Francesco Zappano, preferito a Crescenzi, a centrocampo confermato Culi Balì. Per contro esordio in mediana di Bianco, arrivato dal Carpi, soprattutto davanti di Carmine, al fianco di Han, mattatore del match d'esordio a Chiavari, tre gol come Pettinari alle spalle nel 4-3-1-2 di partenza. Fiducia a Terrani, Falco comincia dalla panchina. Subito ritmi alti dopo 5 minuti, capovolgimento e primo brivido per i biancazzurri. Da Di Carmine a Han, affrontato da Coda, finta e destro a giro di un soffio a lato. Dall'altra parte occasionista
pericolosissima per i biancazzurri. Brugman dentro per Mazzotta, Baez spreca una chance colossale, colpisce con la suola dello scarpino a due passi dalla porta di Rosati. 23esimo, si sblocca il punteggio, volta a svetta di Carmine, anticipa Brugman, Pigliacelli fa quel che può ancora di Carmine, il più lesto, tap-in vincente 1-0 Perugia. Primo gol in campionato per il 10 di casa, prossimo alle 29 primavere. Reazione tutt'altro che convincente, evidenti difficoltà in fase di impostazione per il pressing avversario. 39esimo, Pescara scoperto, invito di Terrani, tutto solo, schiaccia bianco Pigliacelli, forse devia attraversa Han, il più veloce di tutti, 2-0 Perugia. Quarto gol per l'attaccante nordcoreano, classe 98, in prestito dal Cagliari. Nessun cambio nell'intervallo, una sola novità: Zeman inverte le posizioni di Ben Ali e Baez, il primo a destra, il secondo sul versante opposto. Il Perugia sembra in totale controllo, all'ottavo però Zampano dà in là l'azione che riapre la partita, Ben Ali a ritroso, Brugman destro all'incrocio, è un super gol, il Pescara dimezza lo svantaggio. Ma al 14esimo, sugli sviluppi di questa punizione calciata da Colombatto, stacca Belmonte, batti e ribatti Monaco, in fila Pigliacelli, 3-1, passa un solo minuto, Belmonte trattiene Ben Ali in area, Aureliano di Bologna indica il dischetto tra le proteste, a dire il vero immotivate, della squadra di Giunti. Lo stesso Ben Ali la riapre ancora, spiazzato Rosati, 3-2, il match si infiamma. 19esimo, Ganz per Baez, Balzania in luogo di Koulibaly, nel Perugia Falco al debutto rileva Han. 22esimo, Colombatto pennella per Terrani che con intelligenza serve l'assist vincente a Di Carmine, 4-2, doppietta per l'attaccante umbro, 13 sigilli lo scorso campionato di B. Nel finale Terrani sciupa il pokerissimo con un destro che non trova il giro giusto, non accade altro, primo stop stagionale per i biancazzurri. Perugia batte Pescara 4-2. Eccoci qui, allora torniamo in diretta al studio, 23:48, possiamo rianalizzare i gol uno alla volta magari, Gianluca, perché sì. Tu sei un allenatore e ci puoi illuminare su eventuali magagne della difesa. Sicuramente c'è stata poca reattività da parte del pacchetto arretrato, no? Eccolo qui, questo è il primo gol. C'è un colpo di testa, c'è stato il colpo di testa di Di Carmine che anticipa Brugman. Poteva fare sicuramente meglio Pigliacelli a rivedere questa azione, e poi lo stesso Di Carmine che effettua il tap-in vincente. Quali sono stati gli errori? In qualsiasi gol ci sono sempre due o tre errori e a catena. Però era di semplice lettura, sia la palla ora che da sull'esterno, perché la palla è lenta, è una palla lenta di facile lettura, e poi chi ha preso la palla è stato, non è stato marcato a dovere. Certo. Per quanto riguarda il movimento del portiere, se vediamo fa un movimento ad uscire e poi torna indietro, ecco, bravo. Palla lenta, e la si poteva... vede forse con l'inquadratura larga, ah no, si vede anche da qui, cioè accenna all'uscita e poi torna, è stato un attimo fatale. Diciamo che ci sono tre errori tutti insieme, anche la marcatura penso di Brugman. Sì, Brugman che non è stato particolarmente attento, per usare un eufemismo, su Di Carmine. Erano tutti fermi, il portiere diciamo aveva fatto il movimento giusto ad andare a prendere, perché la palla è lenta, molto lenta. Certo. Dopo la palla va in mezzo, è lenta lo stesso, va in alto, il portiere poteva andare anche a prenderla. Quindi diciamo che c'è stata una maxi compartecipazione, no? Sì. Diversi errori, sicuramente un gol evitabile, direi, evitabile. E questo è il primo gol che ha caratterizzato il match tra Perugia e Pescara, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dispiace perché se prendi gol su un tiro da fuori area, certo, imparabile, però così anche questo è... Ecco, questo invece è il secondo gol del Perugia con un cross da sinistra, difesa completamente scoperta. Sì, no, ci può stare, il colpo di testa c'è, però il Pescara è stato fortunato, la palla prende la traversa, va in alto, però sono sempre fermi in tre. Certo, ecco, rivediamo allora questa azione, sulla sinistra c'è il cross di Terrani, il colpo di testa di Bianco che oggi ha debuttato col Perugia ex Carpi, forse una deviazione impercettibile di Pigliacelli, traversa e Anne è il più lesto di tutti, però è mancata la copertura. Sì, c'è Mazzotta che ha guardato la palla, poi c'è l'altro giocatore. Ecco qui.
proprio qui. La palla colpisce la traversa, va in alto. Aveva tutto il tempo Mazzotta, sì, no? Sì, sono circa 3 metri. Assolutamente, assolutamente. Quindi insomma ci sono stati diversi errori in questi due gol. Qui siamo nella ripresa nel momento in cui il Perugia sembrava avere la partita sotto controllo, no? All'inizio della ripresa gol. C'è stato il gol di Brugman, sì. Lo possiamo rivedere perché è stato importante anche il recupero del pallone sulla tre quarti di Zampano, sì. Palla per Benalì, indietro, l'appoggio ritroso e super gol di Gaston Brugman. Sì, 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 sì. Eh? Bellissimo gol. Questo è un bellissimo gol, forse l'unica cosa... diciamo di un certo livello fatta oggi da Brugman, che al pari dei suoi compagni di reparto non è stato sicuramente un giocatore oggi all'altezza della situazione, non è sembrato all'altezza al pari di Proietti e dello stesso Koulibaly soprattutto, no? Però io penso che sia stata una situazione generale, sottotono, partita sottotono e molto molto disattenti, disuniti, perché tutti i gol sono venuti così. Diciamo che ecco la nota, se vogliamo, positiva da rimarcare, che il Pescara non si è mai arreso, no? Perché sul 2-0 ha riaperto il match con Brugman, stiamo per vedere, ed ora passiamo al terzo gol. Purtroppo sono passati pochi minuti, sempre sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Colombatto, anche qui poca reattività da parte dei centrali e dei difensori generale. Questo movimento di Belmonte mi ricorda il gol l'anno scorso a Napoli. E di Tonelli, bravo. Fece una corsa così, difensori tutti fermi, colpi di testa. Fece il terzo tempo, insomma, ecco. Una sorta di terzo tempo. Lo lasciano partire e sono fermi, nessuno lo prende, quindi non è molto difficile. Bisognava tenerlo. Lui parte da dietro e quindi ha forza di fare lo stacco. Però poi è stato fortunato. Però... Ecco, qui sul rinvio tentato da Perrotta ci sono state le proteste dei giocatori del Pescara, come puoi vedere anche Proietti alza le mani al cielo per un presunto fallo di mano. Ma se l'azione non è finita, ti trovi a 3 metri dalla porta, certo. E entra, alzano il braccio, invece di alzare il braccio, fai movimento, fai un metro in più prima, certo. Può darsi che... Chiaro. Che eviti? Assolutamente, ma secondo te ci poteva essere? No, assolutamente, perché gli estremi della punizione. C'ha il braccio vicino al corpo, dopo la palla gli è stata calciata addosso, non fa nessun movimento per andare a prendere la palla, e dopo penso che gli sbatta sotto al gomito. Però poteva anche prendere la palla con le mani e fare l'assist, certo. Però se in tre, invece di alzare il braccio, fanno movimento... C'è stata molta disattenzione. Sì, sì, sì. Questo insomma in generale possiamo dire così di questa ma partita. Ma su ogni gol... È strano perché su ogni gol non c'è la giusta cattiveria nel marcarsi. Cattiveria proprio agonistica, insomma, di essere proprio concentrati e sul pezzo, diciamo, no? Questo ecco è il gol di Tonelli. Questo è il gol di Tonelli, bravissimo Max Pacilio, lo scorso anno il Napoli, il girone di ritorno. Lui parte e va dritto. Sì, sì, è vero. Tranquillo, palla non molto forte, è da vero. Solo. Schiaccio alle spalle di Bisari. Se vediamo lo stesso movimento che fa Belmonte, facciamolo rivedere perché hai avuto l'occhio clinico. Ti sei ricordato di questo gol segnato da Tonelli? Cioè l'occhio clinico dell'allenatore, non c'è dubbio alcuno. E quindi possiamo mettere insieme queste due azioni. Effettivamente sono salto molto simili. Salta uguale gira la testa uguale. Esatto. Ecco, in questi casi, quando arriva da dietro un difensore che fa il terzo tempo, bisogna andarlo a prendere. Certo, bisogna guardare. Soprattutto il giocatore bisogna stargli vicino, certo. Perché nessuno lo va a prendere, o marchia zona o non marchia zona. Dopo lo devi prendere a uomo. Io l'avrei preso ai tempi miei, certo. Qui non credo che il portiere dovesse uscire. Anche perché la traiettoria è ad uscire, è differente. E quindi per il portiere difficile, no? No, assolutamente, assolutamente. Perfetto. Allora, questo era il gol del 3-1, subito dopo però il Pescara reagisce, c'è questo calcio di rigore, la trattenuta di Belmonte mi pare evidente ai danni di Benalì, no? Tu se fossi stato allenatore del Perugia che cosa avresti detto? No, ma io non mi capacito, perché lui non guarda la palla, va dritto, la palla non la prende nessuno, certo. E va sull'uomo e lo butta a terra, io non... Cioè, è difficile pure a pensare di farlo, c'è un fallo simile. Assolutamente, assolutamente.
E quindi l'arbitro ha visto molto bene Aureliano di Bologna, Benalì spiazza benissimo. Il portiere, sì, calciato molto bene Benalì, secondo gol in questo campionato per il centrocampista anglo-libico, oggi partito titolare, e questo è subito dopo qualche minuto il quarto gol della Perugia, e qui c'è però un errore proprio di valutazione. Sì, però da dire, questa è l'azione finisce così, però bisogna dire che la palla era andata quasi nell'area piccola, Zampano ha respinto la palla. Poi Zampano è uscito camminando, però diciamo la linea difensiva è completamente ferma perché la palla non torna sul giocatore di Zampano. Esatto. Poteva anche salire e mettere l'altro in fuorigioco, però... Cioè diciamo che lì è un errore proprio della linea difensiva che non è stata compatta. Assolutamente. Si sarebbe dovuta muovere... No, la palla va fuori, loro bisogna stare attenti perché ha rimesso una palla semplice, cioè una palla di facile lettura come sul primo gol. Cioè, regalare gol così in Serie B in maniera semplice, perché hanno fatto tutti i gol. Ecco, però il fatto che Zampano stesse distante dagli altri compagni di reparto, aveva respinto il pallone inizialmente, è stato un errore, cioè Zampano avrebbe dovuto fare lui un passo in avanti. L'azione prima ha chiuso bene, ha fatto il colpo di testa, dopo io l'ho vista l'azione, ha fatto due passi dietro, è ripartito, è salito piano, però... Gli altri, salire un po' più la linea, la linea, perché poteva anche cadere a terra. Chiaro. La linea doveva vedere. Ecco qui. Respinta. Colpo di testa di Zampano e poi con un batto che mette questo pallone morbido. Cioè lì Zampano deve fare però un passo. Sì, quando ha respinto la palla deve salire sulla linea degli altri, però gli altri dovevano stare attenti. E quindi con partecipazione anche in questo caso, insomma, non è che si possa... Cioè questo è un errore di reparto, non reparto, è un errore individuale. Perché sono in quattro, Zampano più quattro in linea, quattro contro due, nessuno guarda l'avversario e sono tutti fermi a guardare la palla. Oh, poi bravissimo anche Colombatto, la grande qualità, no? A fare questo scavino. Sì, ma la palla l'avresti messa pure tu. Era semplice. Cioè, proprio su un piatto d'argento. Sì, ma senza nessuno che ti pressa e metti una palla semplice. Assolutamente, palla scoperta. Dispiace perché tutti e quattro i gol sono simili, completamente fuori partita a livello di attenzione. E dispiace perché il Pescara aveva cominciato bene. Sì. Ha cominciato i primi 10 minuti, ha avuto un'occasione... penso con Baez, che ha colpito con la sola dello scarpino. Mazzotta poteva calciare anche lui, poteva anche calciare di controbalzo, la poteva prendere con la suola, gli ha dato un pochino la palla dietro di 20-30 centimetri, però quindi la ciccata. Però era un'ottima ottima azione, bella azione. Questa azione la possiamo, proprio nella sintesi che abbiamo mandato in onda, Max, la possiamo rivedere perché eravamo sullo 0-0, il Perugia aveva insidiato la porta di Pigliacelli con un destro giro di Anne, terminato di un soffio al lato, ma subito dopo c'è stata questa occasionissima per il Pescara, una palla in profondità molto bella, suggerita da Brugman per l'inserimento di Mazzotti, che forse lì avrebbe potuto, secondo te, anche calciare al volo. E qui proprio Baez che insomma ha mancato un gol, direi piuttosto clamoroso. Ma perché la palla Mazzotta gliel'ha dato un pochino dietro, guarda l'azione. Sì, vediamo un po' a rallenti, ecco qui. Dunque Brugman che vede proprio l'inserimento di Mazzotta, splendido il pallone in profondità. Poteva calciare. Però gli dà la palla dietro, per questo gli dà la palla dietro. C'era un po' sbilanciato? Sì, era sbilanciato. Era sbilanciato, però insomma una azione bella, limpida per poteva sbloccare poteva provare a calciare Mazzotta perché gli è capitata sul sinistro, o di controbalzo oppure con la suola, perché se prendi il portiere e la calci bene, la palla la respinge, altri due possono fare gol. Come ha segnato, penso, una settimana fa Neymar. Ecco, io ti volevo far vedere, perché adesso rivedendo l'azione mentre parlavi, l'azione del primo gol di Carmine, no? Sì. Colpo di testa, respinta corta di Pigliacelli, poi ancora di Carmine per il tapin vincente. Quando, ecco, il cross sul calcio franco di Colombatto stacca di testa volta, e lì Pigliacelli, secondo me, la palla è sua. L'ho detto prima, No, ma il passo aveva fatto la cosa giusta. Come dici tu? Era partito, però
C'è avuto quell'attimo di incertezza. Però quando il portiere ha un'incertezza così, prendi gol. Prendi gol. Effettivamente qui ci sono, insomma, responsabilità precise di Pigliaceri, però Ma chiaramente non per non vogliamo giocare a croce fare, vabbè, addosso, per carità. noi Stiamo solo parliamo, analizzando. no, stiamo analizzando ciò che è Certo. avvenuto e gli errori che ci sono stati. Dispiace, ripeto, perché il Pescara, sia la scorsa partita che questa, perché ha concesso con Con semplicità semplicità, è vero. dei gol evitabilissimi, perché il Perugia non ha nulla di più del Pescara. E ripeto, stiamo facendo una critica Sì. diciamo, per migliorare, Sì, sono perché critiche siamo sempre bisogno. No, costruttive, perché ho per letto carità. prima, come sappiamo tutti, partono le critiche la scorsa settimana al Real Madrid, dopo Infatti. si passa alla distruzione Sì, totale, infatti. bisogna avere equilibrio perché la squadra è buona. Assolutamente, assolutamente. A livello aveva fuori Bovo. Sì. E poi mancavano praticamente tutti gli esterni. Ricordiamo che Del Sole Del non è Sole non potuto ha po scendere in campo perché Esatto. non è stato perfezionato il tesseramento. Lui è stato ceduto a titolo definitivo dal Pescara alla Juve, che lo ha girato contestualmente in prestito al Delfino. È mancato il visto di esecutività della Sì. Lega per permettere al giocatore di scendere in campo. Ed erano assenti anche Capone, Lattelat e Mancuso. Insomma, praticamente tutti gli esterni hanno dovuto giocare Baez. Se è una squadra che giochi in una certa maniera come quella di Zeman, Certo. gli togli tutti gli esterni e sono Certo. tutti ottimi giocatori. Assolutamente. Tutti ottimi giocatori. Per questo io penso che bisogna stare attenti sia nel parlare che nell'esporsi, Sono perché d'accordo con siamo te. alla seconda giornata. Vedi il Bari la scorsa settimana, il Bari stessa cosa del Pescara 3-0, Certo. e oggi, ieri, ha perso 3-2. Sì. Oggi sì, Contro alle l'Empoli, e bisogna 17:30. dire anche l'Empoli, Come idem, no? Come e no? l'Empoli ha giocatori come Caputo, che ha realizzato una. Ecco, Eugenio Ruscitti scrive: buonasera Max e Colonnello, non critichiamo dopo la seconda giornata, oggi sono stati episodi, se il Pescara segnava quell'1-0 cambiamo la partita, un abbraccio a venerdì tutti allo stadio. Ma Però non infatti, stiamo ma sono criticando, critiche stiamo costruttive, abbiamo analizzato Eugenio, per carità, analizzare, non critica. infatti è un'analisi proprio fatta a 360 gradi, ci sono stati degli errori, qui abbiamo Gianluca Colonnello, anzi grazie a lui possiamo anche individuare gli errori, chi meglio di lui è un allenatore e quindi lo facciamo con grande moderazione e misura. Però Senza gettare la croce sono addosso a stato nessuno. difensore, Quindi, cioè, ho certo, fatto. bravo, e quindi sai benissimo, insomma, come ci si deve Ci stavo comportare. lì anch'io, quindi li ho fatti anch'io quegli Beh, errori. infatti, infatti, infatti. Allora, Marco Di Brigida, il Perugia ha perfettamente imbrigliato le capacità offensive del Pescara, coprendosi molto bene con la densità sulla tre quarti, lo ha perfettamente impallinato con le ripartenze. Questa è la tattica che cercheranno di applicare tutti gli avversari del Pescara, ma Baez è un'ala sinistra, non si capisce perché Zeman lo abbia schierato a destra quando c'era un Mancuso specifico del ruolo. Ma in che senso Mancuso? Fammi rivedere un attimo perché oggi Mancuso era indisponibile, quindi non avrebbe potuto giocare. Comunque sono d'accordo sulla prima considerazione fatta da Marco Di Brigida, perché il Perugia ha imbrigliato bene il Pescara, ha fotografato bene la partita dal punto di vista tattico, densità a metà campo e raddoppi sulle corsie laterali. Anche Anne non ha giocato in realtà, partiva Sì. dall'esterno, andava sempre a pressare Mazzotta Sì, soprattutto, ma la chiave della partita, no? Sì. come abbiamo visto, perché il Certo. campo alla fine parla, è stato soprattutto il Perugia ha Rigidità. messo Più più determinazione. determinazione, sono d'accordo con te. Christian Francavillese, dopo andiamo in pubblicità, scrive: buonasera ad entrambi, buonasera anche a te Christian. Volevo dire che non ero contento contro il Foggia, dico il perché: con il Foggia abbiamo subito tantissimo, siamo stati molto fortunati, oggi sono emerse tutte le nostre pecche, il reparto difensivo secondo me non è all'altezza. Chiudo col dire: squadra troppo sopravvalutata, purtroppo non siamo assolutamente da Serie A, spero con tutto il cuore di sbagliarmi. E infatti chi dice, c'è chi ha detto che questa squadra è una squadra che può lottare per la Serie A, in realtà dobbiamo vedere questo perché è una squadra tutta da scoprire. Su Sì, ma questo rientra normalità. nella normalità, però si sono viste delle buonissime cose Certo. sia domenica scorsa che in questa domenica, però sono stati fatti tantissimi errori, nessuno ha Certo, sopravvalutato niente, perché chiaro. è impossibile sopravvalutare
soltanto la seconda giornata, ci sono squadre, c'è il Palermo, c'è il Frosinone. Anche perché Gianluca, scusa se ti interrompo, è anche diversa la caratura delle due squadre. Il Foggia, una squadra che viene dalla C, che tra l'altro aveva 10 per 10 undicesimi, la stessa squadra che ha vinto il campionato di C con l'eccezione di Fedato. Mentre il Perugia, insomma, una squadra più strutturata, più di categoria. Quello che ho detto poco fa, bisogna fare un discorso un po' più ampio per quanto riguarda le due partite, le due squadre, l'ho detto prima. Assolutamente, siamo in perfetta consonanza, questi sono tutti i gol di Serie B della giornata di oggi, abbiamo detto quattro squadre a punteggio pieno, sicuramente complimenti al Parma di Roberto D'Aversa, il Parma che però già era uno squadrone in Serie C, quest'anno si è rinforzato ulteriormente prendendo giocatori di categoria e giocatori di caratura sicuramente, poi l'ultimo arrivato si chiama Fabio Ceravolo, insomma, che non ha bisogno di presentazioni. E poi dobbiamo dire anche del Frosinone, il Frosinone che ha mantenuto per lo più i giocatori dello scorso anno, una società seria, una società che dobbiamo dire anche programma, che ha affidato la conduzione tecnica a Moreno Longo, che è un allenatore, ha fatto molto bene lo scorso anno a Vercelli, due partite, sei punti per il Frosinone, Frosinone che sarà la prossima avversaria, lo ricordiamo, del Pescara venerdì nell'anticipo della terza giornata ore 20:30 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchi. Allora ci fermiamo per qualche istante, mezzanotte e 7 minuti, restate con noi. Eccoci qui, allora torniamo in diretta da studio, mezzanotte e 9 minuti, stiamo commentando questa prima sconfitta stagionale partita dal Pescara a Perugia con Gianluca Colonnello. Carlo Damario scrive: buonasera, questa sera abbiamo perso la partita della stagione, compreso le amichevoli e Coppa Italia, a parte con Pineto dove giocava la primavera, io penso che questa sconfitta ci fa tornare con i piedi per terra e ci farà benissimo. Abbiamo perso la prima quindi partita della stagione. Andiamo ancora a leggere qualche altro post, queste sono le immagini che arrivano dagli altri campi di Serie B, qualche altro post, quella era la partita della Cremonese credo contro l'Avellino, Eugenio Ruscitti vuole precisare, Max e Gianluca non era rivolta a voi per la critica, dicevo in generale, un abbraccio e buona serata, sì sì, ma infatti non ci siamo sentiti toccati, abbiamo soltanto anche noi precisato che stiamo soltanto facendo un'analisi per lo più, anzi sicuramente costruttiva, analizzando quello che c'è stato e soprattutto individuando gli errori che ci sono stati e sono innegabili, sono stati evidenti purtroppo soprattutto nelle retrovie. È mancata la cazzimma, come dicono i napoletani, no? Sì, è vero, no? Perché alla fine la differenza l'ha fatta la rabbia, perché ho visto anche altri gol in altre partite. Sì. Diciamo che le squadre devono ancora rodare bene, sì. E capita, la seconda giornata può anche rientrare nella normalità, qualche insicurezza, qualche incertezza, perché certo. Bisogna dire che il Pescara è stato ricostruito, sì, Come no? E quindi andremo sicuramente incontro a grandissime partite, sì. Può darsi che il Pescara vinca 3-4-0 e poi delle partite un po' meno veloci, perché è così, quando si ricostruisce e dopo bisogna trovare la costanza. I giocatori ci sono, l'hanno dimostrato nella partita interna, però bisogna assestarsi. Sono d'accordo con te, bisogna assestarsi anche perché questa squadra è profondamente rinnovata, anche questo è un elemento, come dicevi, da considerare, profondamente rinnovata la rosa, quindi ci vuole tempo. Ecco, volevo chiedere a Max se ci mostri anche le schermate tattiche, così magari diamo anche un giudizio sui singoli. Per esempio Zeman a fine partita ha detto non sono affatto soddisfatto del centrocampo, il centrocampo non ha fatto gioco e quindi anche Pettinari, che faceva i movimenti giusti, ha detto Zeman non ha mai ricevuto un pallone giocabile, questo è vero? Sì, 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 ho sentito soprattutto prima l'intervista che parlava di Koulibaly, sì. Diciamo, riassumendo un pochino, ha detto che si aspettava qualcosina in più perché certo. Dovrebbe utilizzare la sua forza fisica, come ha detto Zeman, buttarsi nello spazio. Certo. Ha detto che ha commesso in questa partita alcuni errori tecnici, soprattutto nello stop. Sì, e sappiamo tutti che
nel calcio lo stop rappresenta il 70% del calciatore, però Però ha anche detto va aspettato, è un giovane, è un 99, ha soltanto 18 assolutamente anni, quindi è riportiamo, chiaro. riportiamo perché stiamo parlando appunto di Infatti. centrocampo, dei movimenti di pettinari, perché se fai il movimento Sì. giusto e la palla ti arriva un attimo dopo è tutto sprecato, lo fai 1, 2, 3, 4, 6 Certo. volte dopo va in difficoltà, Assolutamente. però Ti ha sorpreso l'impiego di Zampano in luogo di Crescenzi? Zampano è chiaro che in questa squadra è titolare, però Crescenzi aveva fatto una più che buona partita contro il Foggia. ma sono delle decisioni dell'allenatore, quindi bisogna chiedere all'allenatore su queste scelte. Per me sono due ottimi giocatori e alla fine dimostreranno il loro valore e Certo. aiuteranno il Pescara a fare un ottimo campionato. Anche perché insomma Zampano viene da una sessione di mercato estiva piuttosto tormentata, Sì. no? Con il passaggio, la cessione che poi non c'è stata o al Chievo o al Benevento, insomma ci sono state polemiche Ha anche con tutte le l'appropriatore. qualità e caratteristiche per diventare un ottimo giocatore, secondo me può arrivare a giocare in A, però per arrivare lì bisogna essere costanti, non bisogna mai fare partite da 7, partite da 4, da Certo, 5, certo. Ci vuole costanza di rendimento, insomma. costanza di rendimento e soprattutto per i difensori la caratteristica fondamentale è l'attenzione, Sì. quindi bisogna lavorare soprattutto su quello, perché la base non è attaccare, fare uno, due, tre assist, il difensore deve difendere. Ecco, intendevo dire la prima partita, appunto, non avevamo mai perso, sì, infatti poi abbiamo, mancava solo prima, assolutamente, credo che si chiami da Mario, sì, Carlo da Mario. Luciano Orsini, scusate, ma stasera ci ha messo il suo anche Zeman, difesa improponibile con Crescenzi e Fornasera in panchina, poi continui a tenere Ganz fuori e fai giocare Baes, Koulibaly ancora in campo, dai su, siamo obiettivi, speriamo di salvarci perché qui si persevera negli errori, presidente, collaboratori, tecnico e calciatori, sono stra pessimista. Ecco, rimaniamo su questo post perché insomma Ganz fuori gioca Baes, in realtà Baes è un esterno e Ganz no, poi è stato Dovrebbe inserito nel secondo tempo. Zeman ha detto volevo che giocasse un po' più vicino a Pettinari. Ganz, così non è andata, però ecco, su questa scelta. No, su questa scelta, ripeto, avrà avuto le sue buone ragioni Zeman Però ha rispettato il ruolo, no? a Immagino, rispettare, cioè le caratteristiche, immagino. sì, ha rispettato il ruolo e le caratteristiche, però ripeto, tutto necessita di tempo e Certo. quindi deve fare pure il mister le sue valutazioni. Io penso che si possa aspettare fino alla settima, l'ottava giornata. Il mister conosce i propri giocatori meglio di chiunque altro. E si è deciso di provare in questa maniera perché anche attraverso gli errori che si commettono, l'allenatore fa delle valutazioni. Siamo alla seconda giornata, si è giocata la Coppa Italia e Certo. quindi piano piano si cominciano a delineare i ruoli e le situazioni. Io Certo. penso che il mister abbia in mente tutto, però si deve provare. È chiaro. Se alcuni giocatori non giocano è impossibile dare una valutazione. Un giocatore non si va sia attraverso gli allenamenti, ma attraverso le partite. Sì. Se gioco una partita e dopo altri sei no, Assolutamente. però è da dire per quanto riguarda Gans, tutti un pochino le aspettiamo, Sì, quindi tutti quanti, beh, è chiaro. perché è veramente un bel giocatore. Assolutamente, avrà il suo giusto spazio, sperando che possa essere determinante per la squadra di Zeman. Maurizio Graziani, ciao Massimo, una domanda. Bovo, quando rientra e Fornasera non sarebbe meglio di Perrotta? Koulibaly mi dispiace perché è giovane, ma non lo reputo all'altezza. Meglio Palazzi o Valzania e Forza Pescara? Allora, per quanto riguarda Bovo, non sappiamo, però è chiaro che ha avuto un precampionato molto travagliato. Il giocatore, l'ex giocatore del Torino, non è stato convocato per questa partita, però è sulla via, presumiamo, del completo recupero. Poi, che cosa chiedeva Maurizio Graziani? Scusa, Max, Fornasera non sarebbe meglio di Perrotta? Fornasera, anche lui, insomma, si è allenato poco in questo precampionato, è stato convocato per la prima volta da Zeman per questa trasferta umbra, però
Perrotta però non mi pare che oggi abbia fatto così male, anzi nel primo tempo ha anche salvato in un paio di circostanze. Ha fatto dei buoni interventi. Mi è sembrato molto concentrato. Sì, molto concentrato. Però il mister deve valutare perché, come hai detto tu, entrambi i giocatori hanno avuto un pochino... Sì. Ed è stata travagliata. Certo. Dispiace perché possono fare molto bene per la causa del Pescara. Assolutamente. Mezzanotte e 18 minuti. Stiamo vedendo i gol che hanno caratterizzato il match tra Cremonese e Avellino. Con la rete, le reti realizzate. C'è stato prima un autogol di Rizzato. Il vantaggio della Cremonese. Tra l'altro Rizzato non è neanche più giovanissimo, è un classe 81, insomma, 36 anni. Poi Morosini ha pareggiato per l'Avellino. Il 2-1 firmato da Mukulu, tra l'altro ex della partita, e il terzo gol di Castrovilli al minuto 94, dunque all'ultimo respiro di questa partita. Cremonese batte Avellino 3-1, Cremonese primo successo in campionato. Questi invece sono i gol, credo, di Empoli Bari? Mi pare di sì. Sì. Empoli Bari, Caputo. Questo è il gol di Caputo, il primo al nono minuto. Beh, insomma, Caputo Donnarumma lì davanti. Sono devastanti. Caputo è uno dei più forti centravanti, diciamo, del campionato. Certo. Ieri ha segnato, ha fatto due gol e ha fatto l'assist per il terzo gol. Eh sì, infatti. Beh, insomma, sono due giocatori attaccati che fanno la differenza. Fanno la differenza. Sì. Caputo sicuramente in Serie B è tra i più forti, no, sì, di questa categoria, insieme con Ceravolo, che è stato acquistato proprio l'ultimo giorno di mercato dal Parma, proveniente dal Benevento. Il Parma lo ha pagato 2,5 milioni più bonus, circa 3 milioni di euro. Insomma, lo scorso anno Ceravolo se lo può permettere. Se lo può permettere, tra l'altro ha anche acquistato altri giocatori come Dezzi, per esempio, Di Gaudio. Insomma, sicuramente una squadra importante. Per Roberto D'Aversa è una delle candidate alla vittoria di questo campionato. Tra l'altro c'è da dire, tornando all'Empoli, 3-5-2 è tornato al suo amato 3-5-2 Vincenzo Vivarini, con i due attaccanti che se magari potrebbero essere i Donnarumma e la Padula del Teramo, no? Sì, diciamo, come caratteristiche dico. Sì, ma può lavorare in maniera tranquilla perché Empoli, sì, si sei una piazza tranquilla, ti lascia lavorare. E c'è un'ottima società, un'ottima società a livello giovanile. Io l'ho affrontata quando allenavo gli allievi nazionali del Siena. Fanno sempre benissimo, hanno il centro sportivo, quindi hanno tutte. A proposito di Siena, oggi l'Ascoli ha battuto per 1-0 la Provercelli, ha segnato Rossetti, che tu hai allenato a Siena. Sì, sono molto contento perché l'ho avuto. L'ha dimostrato subito, penso in 3 partite realizzò 7 gol, sì, e poi tra virgolette lo mandai in primavera io, perché volevano portarlo a gennaio, e io gli ho detto sia per lui che Koulibaly di fargli andare lì, e mi ascoltarono, e Koulibaly andò al Tottenham, sì, e lui e Rossetti alla Juventus. Quindi sono contento perché è stata negli ultimi 2 anni un po' travagliati perché si ruppe il ginocchio. Sì. È un 94, insomma, sì, ha ancora tutte le possibilità. Lo scorso anno era a Lugano, se non vado errato. Sì, a Lugano, sì. A Lugano del presidente, ex presidente del Pescara, presidente del Lugano, naturalmente, Angelo Renzetti. Questi sono tutti i gol di questa giornata. Eccolo qui, proprio Ascoli, Cittadella, Provercelli 1-0. E c'è il... Mi sembra che sia l'Ascoli, o mi sbaglio, Max? Sì, Rossetti è proprio Ascoli. Quindi su calcio di rigore, sì, su calcio di rigore ha deciso il match Rossetti. Rossetti, un giocatore sicuramente molto interessante, che può recuperare, insomma, il tempo perso negli ultimi tempi per via di alcuni infortuni. Dicevi tu giustamente un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano. Però è giovane. Sì, 23 anni, insomma, può fare ancora molto bene. Queste sono, ripetiamo, le immagini, i gol della Serie B. Tra l'altro c'è da dire, per quanto riguarda invece, queste sono le reti che hanno caratterizzato il match tra Frosinone e Cittadella, le vediamo insieme, anche perché il Frosinone sarà il prossimo avversario del Pescara. Questo inquadrato è proprio Daniel Ciofani, che sbloccherà il punteggio. Eccolo qui il gol di Daniel Ciofani, classe 1985, cresciuto proprio nel Pescara, un giocatore assolutamente di categoria, che ha fatto bene anche in Serie A col Frosinone, giocatore che è maturato tantissimo negli ultimi
ultimi anni, no? Sì, si trova nel suo ambiente, certo. È tanto tempo che è lì, è un idolo, tra virgolette, sì. E continua sempre a segnare. Assolutamente. Il secondo gol, il raddoppio, eccolo qui, di Crivello, credo che sia un terzino sinistro, se non vado errato. Crivello, e poi c'è il 2-1 della formazione veneta firmato da Litteri. Litteri, anche Litteri, insomma, stiamo parlando di un centravanti, di un attaccante di categoria che ha fatto bene, molto bene anche lo scorso anno. Queste sono le immagini dunque di Frosinone Cittadella, Frosinone che venerdì prossimo sarà di scena all'Adriatico contro il Pescara. Questa è una partita davvero molto, molto difficile, no? Per il Questa Biancozzo. sarà una bellissima partita, e due pretendenti al ritorno, a tornare in Serie A. È un bel banco di prova sia per il Frosinone che per il Pescara, però il Assolutamente. Pescara è avvantaggiato che gioca davanti ai propri tifosi, quindi Certo. può ribaltare ancora una volta, tra virgolette, queste Sì, critiche. sicuramente. Poi è bello il calcio perché no, da un giorno all'altro può essere smentito, no? Ci possono essere tante situazioni che ti portano poi a dire l'esatto Il contrario calcio di con quello due che hai giorni, detto magari qualche ora prima. cambia tutto, Sì, puoi cambia stare tutto. sotto, ti trovi Certo. sopra. E poi soprattutto la Serie B, che è un campionato assolutamente imprevedibile, sempre all'insegna È dell'incertezza lungo. ed è lungo, sfibrante, lungo, interminabile. 42 tappe, siamo soltanto alla seconda, vietato esaltarsi, era vietato Però esaltarsi bello, dopo il 5-1, campionato bellissimo, bellissimo. Serie B Sul bellissimo. Foggia, altresì vietato deprimersi dopo questa sconfitta patita a Perugia per 4-2. Non so se abbiamo la possibilità di riascoltare Zeman, mi rivolgo a Max Pacilio. Sì. Ecco, allora sentiamo Zeman. Sta arrivando. Un attimo di pazienza. Sì, dobbiamo aspettare qualche istante, mezzanotte e 24, siamo in diretta su Rete Autosport in compagnia di Gianluca Colonnello, trascorsi Buonasera, mister. importanti, lo Prima ricordiamo, a Perugia. considerazione: Sentiamo. cosa non ha funzionato questa sera? Dove, perché è arrabbiato Zeman? No, io non sono arrabbiato, fa parte del calcio. Io penso che il primo tempo la squadra ha fatto bene, ha messo in difficoltà Perugia, tanto è vero che ci sono finite tante palle in tribuna, ma non è riuscita a trovare gol. Poi abbiamo preso gol sulla sponda, su palla da fermo, che era evitabile, secondo anche lì disattenzione nostro giocatore, e su 2-0 era difficile, però la squadra mi ha soddisfatto perché ha lottato fino alla fine, è riuscita ad arrivare su 3-2, anche se non ha giocato più con grande ordine, ma ha giocato con tanta voglia. Alla fine abbiamo preso dei contropiedi, perché è normale che su 3-2 la squadra si sbilancia, cerca di pareggiare. Pescara, mister, questa sera probabilmente ha tirato meno in porta rispetto alle altre gare, quella con il Foggia e anche quella in Coppa Italia, d'accordo? Vabbè, noi abbiamo avuto un'occasione facile il primo tempo, che purtroppo abbiamo sbagliato da mezzo metro, poi non abbiamo costruito, abbiamo giocato più da esterni e non siamo riusciti a fare l'ultimo passaggio. Poi ripeto, per me il primo tempo la squadra ha giocato, seconda ha giocato disordinata. E se si gioca con disordine si paga sempre. Le chiedo un'ultima cosa da parte mia, perché Zampano dall'inizio, dopo che Crescenzi aveva fatto bene la prima con il Foggia? Zampano era titolare l'anno scorso, Zampano è stato richiesto da un mercato anche dalle squadre di Serie A perché è bravo. Io non ho sentito tante offerte per Crescenzi. Per me è un giocatore che l'anno scorso ha fatto in Serie A momenti molto bene, ma c'ho 30 giocatori, per me possono giocare tutti. Mister, a proposito di singoli, in queste due gare abbiamo visto un Koulibaly un po' sottotono, questo giocatore che lo scorso anno aveva fatto molto bene, l'inizio di stagione non è stato positivissimo per lui.
Sì, la sua forza dovrebbe essere forza fisica per ripartire, per buttarsi sui spazi, invece per ora non ci riesce, anche tecnicamente ha dei problemi di controllare il pallone, deve crescere un 99, non è facile per 99 giocare. Perfetto, grazie al tecnico Zeman, in bocca al lupo a Zeman, abbiamo ascoltato le... Beh, insomma, sintetizzando, no? Le dichiarazioni di Zeman, tanta voglia, poco ordine, questo un po', questa è la fotografia della partita, secondo il tecnico Boemo, no? Sì, sì, ma ha detto la verità, all'inizio ha detto gol che sono sopravvenuti da disattenzioni e poi sia nel primo tempo, soprattutto nel secondo tempo, la squadra ha cercato di giocare ma in maniera confusionaria. Assolutamente, non si può neanche parlare di mancanza di filtro del centrocampo, cioè sono stati gol presi nell'area piccola. Sì. E quindi se vogliamo il centrocampo ha difettato proprio nell'impostazione della manovra. Lì, sì. Ma il mister ha parlato in maniera chiara anche alla domanda di Zambane e Crescenzi, ha risposto come doveva rispondere. Senza dare adito a dubbi, insomma, mi è sembrato Koulibaly, molto chiaro. Koulibaly, cioè il titolarissimo è Zampano. Ecco. Sì, Koulibaly è stato giusto, ha detto che è un ragazzo e quindi per me, io la penso così, quando uno ha questa età bisogna portare pazienza e farlo crescere. Perché se una squadra di Serie A ha investito su di lui bisogna stare attenti con le critiche. Sì. Se si va a criticare un giocatore di esperienza va bene, però per i ragazzi bisogna... Andiamoci piano, assolutamente. Allora, mezzanotte e mezza, ci fermiamo per pochi istanti, poi l'ultima parte con Gianluca Colonnello per continuare a parlare di questa sconfitta per Perugia-Batte Pescara 4-2. Linea Max Pacilio. Eccoci qui, allora, mezzanotte e 31, ultima parte della trasmissione dedicata al Pescara. Andiamo a leggere alcuni commenti sulla pagina Facebook di Rete Atto Sport. Buonasera a voi, anche in questa partita i nostri difensori hanno deciso l'incontro con una prestazione deludente in occasione dei gol del Perugia, perché ancora una volta non marcavano l'uomo in difesa ma guardavano l'azione di gioco, incredibile. Adesso noi spettatori, più che scrivere queste frasi, non possiamo. Invece tu, Massimo, potresti dire a Zeman questi errori grandi che ancora vediamo fare da questi giocatori in parte del vecchio Pescara. Ti ringrazio, forza Pescara. Io ti ringrazio per la grande fiducia che dai a me, però presumo, anzi sono certo che Zeman si sia reso conto di tutto. Andiamo ancora a leggere i post della pagina Facebook, ecco qua, José Taurinho addirittura. Peccato per questa sconfitta, ma non ne facciamo un dramma. Oltre al gioco, diciamo, zemaniano, mancata anche un po' di cattiveria agonistica, molta direi, come faceva rilevare Gianluca, cosa fondamentale in queste partite tirate. Ha ragione Taurinho. Allora, andiamo al telefono. Pronto, Rete 8 Sport? Pronto, ciao. Sì, buonasera, parliamo con... Sono Emanuela delle Donne Biancazzurre, ritorno dalla trasferta di Perugia. Ah, benvenuta tra noi, Emanuela. Ciao, ciao. Purtroppo è andata male, questo, cioè, un viaggio di ritorno un po' mesto. Sì, un viaggio di ritorno veramente mesto e triste, insomma, non ci si aspettava una sconfitta così, devo dire la verità. Donne Biancazzurre che quest'anno, insomma, compiono un compleanno importantissimo. Sì, 40 anni, siamo 40 anni ormai. 40 anni che non sono affatto pochi, io credo che sia il club più longevo, no? Guarda, come club femminile siamo il secondo club d'Italia, come club maschile ci sono i Rangers prima di noi, perlomeno qui a Pescara. Ah, quindi no, tra le donne invece il secondo? È il secondo d'Italia. E il primo di chi si tratta invece? Il primo è la Stella Rossa Saronno del Milan. E quanti anni? È uno o due anni più di noi. Ah, beh, insomma, siamo lì. Sì, 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 c'è un traguardo importantissimo che celebrerete, no? Con una grande festa. Sì, noi abbiamo fatto l'anniversario a luglio e con la presidentessa Nella Grossi, l'unica, la grande, la sola, l'immensa Nella. Grandissima. Abbiamo già festeggiato con una festa solo tra le socie e poi a ottobre faremo una festa aperta a tutti, molto bella, sì. A proposito, Nella?
Lello in questo momento ci sta sentendo da casa perché per qualche problemuccio personale non è potuta venire, però lo aspettiamo a Salerno. Ma quindi è la prima trasferta che ha saltato, immagino, di 40 anni, no? Sì, questa infatti, devo dire la verità, è stata una trasferta molto strana per noi tutti, perché è la prima trasferta che veramente in 40 anni salta. È la prima cosa che abbiamo fatto quando siamo saliti sul pullman, e fare un coro e un applauso per lei. Assolutamente, ci uniamo anche io e Gianluca Colonnello. Insomma, questa è una notizia che Nella abbia saltato. Sì, è una notizia, sì, una notizia tanto, però la cosa più importante è che lei stia bene. Comunque sì. Le mandiamo un grandissimo abbraccio, un saluto affettuoso a Nella Grossi. Ecco, ti volevo chiedere, Emanuela, com'è stato l'ambiente? Che ambiente avete trovato a Perugia? Ma guarda, l'ambiente, certo, non è stata un'accoglienza molto bella, come sempre, insomma, quando andiamo in trasferta, perché ormai non è semplice trovare un'accoglienza decente. Comunque noi eravamo andati tutti carichi, tutti molto entusiasti, e sinceramente, mannaggia, non ci voleva, insomma, non abbiamo visto una grande partita. Ci siamo rimasti veramente male, perché, insomma, prendere 4 gol non è bello. È stato molto meglio farne 5 al Foggia domenica scorsa, quindi, insomma, certo. Una difesa che forse un po' ha lasciato qualche punto interrogativo, però è solo la seconda partita, il mercato è concluso, quindi adesso Zeman avrà la possibilità di capire quelli che sono effettivamente gli uomini che restano e quelli che vogliono giocare. Tranquillità, e diamo fiducia a tutti quanti, ovviamente. Ecco, ti volevo fare una domanda, perché voi avete visto dal vivo questa partita. Secondo noi a fare la differenza è stata la mancanza di cattiveria agonistica, al di là dei gol subiti, che sono stati, insomma, erano evitabili. Voi avete avuto la stessa sensazione? Sì, infatti, ti devo dire la verità, io sono sincera, personalmente il terzo e il quarto gol, stando dal lato opposto che abbiamo preso, non l'ho visto bene, anche se penso che ci sono stati abbastanza disguidi della difesa, però ripeto, non li ho visti. Come dici tu, in effetti non c'è stato il mordente, non c'è stata grinta, non c'è stata quella cattiveria che ci aspettavamo ci dovesse essere. Non so perché, però ripeto, è la seconda partita, andiamo avanti. Sì, infatti, assolutamente, bisogna essere sempre molto sereni e tranquilli. State... L'applauso c'è stata per tutta la squadra poi alla fine della partita, da parte di tutti, quindi alla fine... Sì, anche perché poi la squadra comunque ha lottato fino alla fine, insomma, questo è da rimarcare. Sicuramente nessuno voleva perdere, questo è sicuro. Certo, ma state ancora in viaggio, immagino. Sì, siamo ancora in viaggio, credo in questo momento che siamo quasi arrivati a Tolentino, quindi non so, un'ora e mezzo, vediamo. Sì, quindi, insomma, ci siamo, dai, sì, ci siamo, perfetto. Grazie Emanuela. Niente, un abbraccio. Grazie a Emanuela Scurti, Donne Bianche Azzurre, salutiamo ancora una volta Nella Grossi. Nella, sì, un bacio a Nella. L'abbiamo sempre nel cuore, straordinario, sì, personaggio. Assolutamente, ti dispiace, è strano. Sì, è vero. Dopo 40 anni salta la prima trasferta, speriamo tutti che si riprenda il più presto. Assolutamente. Non sappiamo la situazione, però la salutiamo con affetto. Ed è bello anche ascoltare la passione. Come no? Di queste donne, ragazze, sì, queste tifose, perché se penso possono stare un pochino anche sopra gli uomini. Sì, penso di sì. Come passione, sì. Assolutamente. Un caldo abbraccio comunque a Nella Grossi. Andiamo di nuovo sulla pagina Facebook Rete 8 Sport. Alessandro Dorazzo: purtroppo la realtà delle cose è che una squadra che cambia così tanti uomini ogni anno ha più difficoltà a rodare. Quello della difesa è un problema che ci portiamo dietro da tanti anni. Siamo stati bravi a vincerle le partite, questo sì, e poi le crescenze, visto col Foggia, io l'avrei fatto giocare questa sera. Non c'è Zampano che tenga, è in palla, è veloce, è in buona condizione, quindi c'è una critica, insomma, rivolta a Zeman, che ha preferito Zampano a Crescenzi. Allora, io volevo dare anche uno sguardo, prima di chiudere, al campionato di Serie C. Oggi ha riposato il Teramo, seconda giornata, il quadro completo dei risultati, perché poi si è verificata una cosa piuttosto strana: Fermana-San Benettese 1-0, in vantaggio la Fermana con Cremona al 25esimo, al 46esimo è stata definitivamente rinviata la partita, sospesa e rinviata, per un guasto all'impianto di illuminazione dello stadio Recchioni. È una cosa clamorosa, direi. Prima ho letto, penso che il quadro lì elettrico abbia preso fuoco. Ah,
ho letto dei tifosi, penso, certo, abbiano scritto su Facebook. No? Però bisogna vedere com'è il regolamento. Eh sì. Bisogna capire se la responsabilità può essere, se è oggettiva e quindi addebitabile, diciamo così, alla società. Sì, bisogna capire se 0-3 a tavolino, sì, oppure si ricomincerà dal 46esimo minuto. Bisogna vedere. Sì, sì. Bisogna capire bene. Questi gli altri risultati. Tra l'altro domani si giocherà a Modena-Vicenza il posticipo, orario strano, di lunedì alle 16:30. Cose dell'altro mondo, perché insomma lunedì è lavorativo, però ci saranno delle ragioni. Albino Leffe Mestre 1-3, l'Albino Leffe si era portata in vantaggio con Ravasio, il Mestre, che è una matricola di questo campionato, allenata da Zironelli, ex Zironelli. Pescara. Ci hai giocato tu? Sì, sì, no, contro. Ah, contro, ci hai giocato, sì, molte volte avversario, sì. Zironelli nel 90-91 e nel 92-93 con la maglia biancazzurra. Ebbene, il Mestre ha capovolto la situazione con Gritti, Sottovia e Zecchin. Poi Bassano batte Ravenna 2-1, in vantaggio la squadra ospite con Selleri, Venitucci e Laurenti hanno capovolto la situazione, quindi 2-1 per il Bassano, prima vittoria stagionale per la formazione veneta. A Salò Renate batte Feralpi Salò 1-0, ha deciso Gomez al 55esimo. A Gubbio Sant'Arcangelo batte Gubbio 2-1, secondo KO consecutivo per la formazione umbra. Il Sant'Arcangelo invece aveva perso la prima in casa e dunque vince la prima gara in questo campionato. Bussaglia, Piccioni e Marchi per il Gubbio, dunque 2-0 subito per il Sant'Arcangelo. Il Gubbio è riuscito solo a accorciare le distanze con Marchi al 65esimo. Poi ancora vediamo Padova batte Fano 2-1, Madonna e Chinellato per il Padova, ha ridotto le distanze il difensore Gattari, ex Teramo, a fine partita. Pordenone, Sud di Tirol 3-1 al nono Cia per il Sud di Tirol. Poi il pareggio di Gerardi al 27esimo, al 43esimo il 2-1 firmato da Martignago e poi al 54esimo il 3-1 siglato da Ciurria, ex Spezia. E poi c'è anche Triestina-Reggiana 1-1, la partita che si è giocata nel pomeriggio. Triestina che era andata sotto di un gol con Cesarini, poi espulso secondo giallo in un minuto per Rozio, ex giocatore del Pisa mi pare. Non stava con te? Sì, sì, sì. Rozio, difensore centrale. Sì, 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 e sì, poi sì, il gol di Arma per il pareggio della squadra della appunto Triestina, la squadra di casa, 1-1 il verdetto finale. Ricordiamo che il Teramo giocherà domenica prossima sul campo del Vicenza. Però Massimo, inizio ore 18:30. È bello rivedere la Triestina. Sì, molto bello. Sì, molto io con bello. Pescara giocai a Trieste in B nel 2004. 2003-2004, 2-1, ricordo un arbitraggio molto particolare. Ma giocavamo molto bene, sì, fallimmo tante palle gol. Ricordo anche l'arbitro, Rocco. De Marco di Chiavari. Lo ricordo perché Ivo Iaconi, sì, era su tutte le furie, seguì anch'io quella partita. Incredibile, partita incredibile. Partita incredibile, segnò anche Calaiò, se non vado errato. Sì, sì, no? Sì. Meritavamo nettamente di vincere la partita, perdemmo 2-1 in maniera, sì, clamorosa. Sì, me lo ricordo, una gran bella partita, sì, del Pescara a stagione. Stadio bellissimo. Stadio molto bello, vabbè, Trieste è una città fantastica, sì, bella, devo bella, dire. Bella, sì. E ricordo anch'io perfettamente quella partita nella quale eri presente anche tu, sì, come giocatore. Tra l'altro, parlando di te, insomma, tutti mi hanno chiesto a Perugia, ma com'è, non c'è Gianluca Colonnello oggi allo Stadio Curi? mi hanno telefonato. Vieni, ma... Mi sono arrivati forse 1000 messaggi. Anche perché dovevi venire qui, quindi era anche un po' difficile, insomma. L'impegno, No, ricordando la tua esperienza a Perugia, l'abbiamo già fatto venerdì scorso, due campionati straordinari, la vittoria del torneo di Serie B con Castagnieri in panchina, la finalissima il 21 però giugno. Quattro allenatori cambiati. Quattro allenatori, il 21 giugno del 1998, no? Ai rigori contro il Torino a Reggio Emilia, segnasti uno dei gol, uno dei rigori della vittoria, tra l'altro Cecchini infallibile, perché ne avete battuti 5 tutti a segno. Sbagliò Dorigo il quarto, sì, per il Torino. Toccò a me e feci gol. Ah, quindi tu hai regalato proprio la vittoria del campionato? Il 4-3 dopo segno Tovalieri. Tovalieri. Però, tra virgolette, il più difficile era il mio perché certo, siamo 3-3, lui ha colpito il palo, Dorigo toccava a me, ma non toccava a me perché doveva batterlo Lombardo. Pensa un po'. Però Lombardo ha cominciato, era molto Attilio teso. Lombardo? No, no, un altro Lombardo, infatti. Sì, Lombardo era svizzero, certo, uno svizzero, sì, quindi ebbe un po'
Il mister mi ha detto: Gianluca, vai a calciare tu. Mi sono alzato. La cosa bella è quando mi sono alzato, i miei compagni di squadra, due, tre, si voltano mi danno coraggio, si voltano, si coprono gli occhi, si girano. E certo. Dopo era lo stesso bellissimo, c'era Cesari. Sì. Cesari. L'arbitro. Sì, 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 fischiò due, tre volte. Della finalissima. Sì, ecco qua, guarda un po' il nostro Max Pacilio che è andato a ripescare. Oh, hai spiazzato... L'unico su 10. Hai spiazzato la grande... Chi era? Bucci, il portiere? Sì. Portiere Bucci, guarda qui quanto eri giovane. Facciamo un fermo immagine. Nel 98 avevi 25 anni. Bambino, sì. Giovanissimo, guarda qui. Beh, sangue freddo, non era facile. Assolutamente. No, cioè... veramente io volevo tirare dall'altro lato. Ah, e poi? Che è successo? Cioè, non lo so. Se uno vede come calcio alla fine, giro all'ultimo istante... Che volevo tirare di là. Ah. Ma non è che hai visto, cioè, senza vedere il movimento del portiere, perché il portiere aveva anticipato il movimento verso destra. No, proprio... dopo è stato bello perché mi hanno detto: ma che freddo, il mister Castagna nello spogliatoio. Ma che freddo, non me l'aspettavo. Ma l'hai guardato? Io dico: sì. Beh, come no? Ma che freddezza. Grande soddisfazione. 21 giugno 1998, in quella squadra c'erano i vari, c'era anche Traversa. Martino, sì. E quindi avete riproposto la coppia di terzini. Pure a Lecce. Anche a Lecce, Pescara, Lecce, sì. Perugia e Lecce, sì. Coppia di terzini, terzino destro Traversa e terzino sinistro Gianluca Colonnello. Però Martino poteva giocare pure a sinistra. Anche a sinistra, sì. Era bravo, bellissimo giocatore. Assolutamente, era l'anno di Oddo quando state a Pescara. Abbiamo fatto le soldi insieme. Assolutamente, era un bel Pescara anche quello. Sì. E c'era anche Materazzi, vabbè, tanto per citare, nel Perugia. Segnò 12 gol, penso, quell'anno, sì. E sbagliò il rigore con l'Ancona. Addirittura Materazzi, sì. 12 gol. Sì, fu il difensore, penso, nella storia che abbia segnato di più, 12 gol, sì. Beh, da difensore centrale 12 gol, tanta roba. Fece un gol anche in rovesciata con l'Andria, alla prima giornata di campionato. E poi, proprio e poi c'era anche Sandro Tovalieri, che è già citato, ma anche il portiere Pagotto, che ha avuto Angelo. Sì. Che ha avuto qualche problema, che ha vinto anche con la nazionale Under 21, Milan, campionato europeo. Milan, con sì, il Milan. Certo. C'era Matera, c'era Manicone dell'Inter. Manicone Antonio, dell'Inter. Antonio, Cucciari. L'anno dopo in Serie A, sì, Zemaria. No, Cucciari c'era. C'era già in Serie B. Sì, Zemaria è venuto l'anno in Serie A. Serie A. Esatto. Zemaria. Matrecano poi... c'era a centro della difesa. Poi c'era anche Nakata in Serie A, no? Sì, Ide Tosci. Sì. Beh, insomma. Ide Gol. È stato un bel momento per Perugia calcistica. Sì, quello, sì, perché il Perugia era retrocesso con Galeone. Sì. E noi tornammo su. Non è semplice mai tornare immediatamente. Sì. In Serie A, e l'anno fu molto difficile, cambiamo quattro allenatori, non so nella storia che ha cambiato quattro allenatori sia riuscito a vincere il campionato, questo è un altro record. È vero. E dopo il Perugia era 20 anni che non si salvava in Serie A, quindi abbiamo fatto un altro record e dopo quell'anno poi è arrivato Mazzone, è arrivato l'Inter Toto, è arrivato Cosmi, però il via l'abbiamo dato noi. Assolutamente, è stato sicuramente un grande Perugia, insomma, quello di fine anni di Gaucci. 90, sì, Perugia di Gaucci, e poi dicevi bene, insomma, in quella stagione in cui avete vinto il campionato di B, praticamente anche un po' a sorpresa, se vogliamo, perché la stagione travagliata per le panchine, no? C'era Perotti, sì, poi Bigon, di nuovo Perotti, alla fine Castagnier. Sì, però è un aneddoto questo. Quando arrivò Castagner, Gaucci, Luciano, scrisse tutte le partite che mancavano. E in ogni partita mise i punti. Non sbagliò una sola partita. Pensa un po'. Ogni partita, noi le ultime, penso le ultime 12, ne vincemmo 8. Sì. 7-8 perché eravamo molto dietro al Torino. Tra cui una a Pescara il 31 maggio. Sì, 2-1, vincemmo qua all'Adriatico. E dopo eravamo 3 punti alla penultima giornata sotto il Torino. Giocavamo col Torino in casa, quindi dovevamo solo vincere, 1-0 per noi, pareggio come 8 quasi alla fine, e poi segnò Tangorra. Massimiliano Tangorra. Sì, Massimiliano Tangorra, poi andammo a vincere. Quindi avete fatto un grande recupero, perché la stagione dopo, si era messa malissimo. Dopo, però l'ultima l'avevamo, l'ultima partita di campionato a Monza, abbiati. Abbiati il primo tempo, prese l'impossibile. Poi Rapaic si svegliò e fece allora, Milan Rapaic era un Rapaic giocatore. Tovalieri vincemmo 2-0. Giocatore di grande talento, genio, assolutamente. Poi in Serie A, e chiudiamo, comincia Castagnier, 20 partite credo, però arriva poi Boskov che regala la salvezza. Lo zio, sì. Grande Vujadin.
Persona fantastica, sdrammatizzava tutto, sconfitte. Ma rigore c'è quando l'arbitro fischia. Ma anche chi tira mai sbaglia. Chi tira mai sbaglia è bellissimo. Grande, grande personaggio. Perfetto, allora chiudiamo qui questo speciale anche con un po' di Amarcord per quanto riguarda il Perugia. Colonnello, insomma, anche a Pescara ha lasciato ottimi ricordi. Poi è andato a Lecce dove ha giocato in Serie A. Quindi, insomma, diciamo che la tua carriera l'hai fatta. Periodo bello. Sia in B che in A ho giocato il periodo, penso, migliore sia della Serie B che della Serie A. Sono stato fortunato quando tutti i giocatori migliori al mondo venivano in Italia. Esatto, bravo. Da Ronaldo. Tu hai giocato contro Ronaldo. No, ho fatto in tempo a giocare anche con Franco Baresi, proprio col Pescara. Coppa Italia, Pescara-Milan, sì, 1-4, c'era Savicevic, Roberto Baggio, credo un paio di gol. Sì, Roberto Baggio, però non giocammo male, perché Margiotta, ricordo, fallì 2-3 situazioni da gol, potevamo andare sia sull'1-1. Era agosto 1995, ricordo perfettamente, pioveva, bravo. In maniera... Bravo. Poi fece un errore, ricordo, lungo il fallo laterale Nobile, Totò, rubò palla a Baggio, cadde per terra, segnarono il 2-1. Beh, stiamo parlando di un Milan, insomma, importante. Parlando 22 anni fa. 22 anni fa. Marco Simone, difesa Baresi, Tassotti. Un altro calcio, direi, un altro calcio. Grazie a Gianluca Colonnello che sta... per occupare una panchina. Speriamo. Si parla della Finlandia, cioè molto vicino all'Italia. A ottobre finisce il campionato là. Sì, ma molto bella. Speriamo che si apra quella strada, perché ci tengo molto. Ecco, queste sono le immagini proprio di Pescara Milan. Pescara Milan 1-4, c'era UEA. Savicevic, insomma, grandissimi giocatori. Ecco, io c'avevo il 13. Avevi il 13, sì. Vabbè, però insomma fu una buonissima prestazione, ma il Milan era una grandissima squadra, cioè, quindi una sconfitta onorevolissima, direi, no? Al di là del risultato ci può stare. Sì. Questi sono i gol del Milan, infatti 30 agosto 1995, ricordavo perfettamente. Perfetto, sei un computer. Ma perché feci la radiocronaca, me la ricordo, insomma, per Radiomania. Radiomania. Perfetto, ci fermiamo qui con questo Amarcord, grazie davvero Gianluca, tanto tornerai a trovarci. Sì, assolutamente. Il campionato in Finlandia finisce a ottobre, quindi abbiamo ancora tempo, insomma, per rivederci qui e commentare le partite del Pescara. Assolutamente. Grazie ancora Gianluca Colonnello, grazie a Max Pacilio e regia, a voi per l'attenzione. Mezzanotte 51 domani, solo calcio, prima puntata stagionale, insomma, seguiteci, Facciamo così, seguiteci. Buona serata. Oh, I've been shaking, I love it.